raccoglie consensi di ora in ora, anche attraverso una raccolta firme, il gruppo su Facebook, nato per dire no alla costruzione di un forno crematorio a Cadignano, frazione di Verola Nuova. La motivazione è la vicinanza con le abitazioni e le relative implicazioni a livello ambientale che l'impianto potrebbe avere. Allora, prima di tutto l'inquinamento, perché siamo già in un'area molto inquinata e quindi questo impianto andrebbe a peggiorare la situazione. In secondo luogo la cementificazione, il nostro paese ne ha già subita troppa. E poi anche per la svalutazione degli immobili che questo impianto causerebbe nel nostro piccolo paese. A ciò si va ad unire l'inquinamento provocato dal traffico. Un traffico di 2.400 cortei funebri all'anno, stimati, che passerebbero di fronte all'asilo e alle scuole elementari. Quindi con un impatto anche psicologico per i nostri bambini veramente importante ed impegnativo. E in più anche sul nostro no, nei confronti dell'atteggiamento dell'amministrazione che non ci ha coinvolti in questa scelta. Noi cittadini siamo venuti a sapere di questa decisione solo 2 settimane dopo la candidatura ormai presentata in regione. Il sindaco Stefano Dotti ha sottolineato che il comune per ora ha presentato una manifestazione di interesse, ma nessuna decisione è stata presa dagli enti preposti. È evidente che chi rappresenta un'istituzione deve dare una risposta concreta ai cittadini, non può permettersi di essere contrario o di manifestare la propria contrarietà rispetto a un problema a cui va data una risposta. Noi stiamo cercando di dare una risposta per quanto riguarda la nuova. Abbiamo presentato una manifestazione di interesse che individua Cadignano, ma solo a livello, diciamo così, ipotetico, perché comunque non si poteva fare diversamente. Oggi la norma della Regione Lombardia parla del fatto che questi impianti vanno comunque collocati nel recinto cimiteriale e quindi rispetto alla nostra volontà generica di chiedere la possibilità di valutare questa realizzazione, comunque un progetto di fattibilità sul nostro territorio, la Regione ha chiesto che fosse indicata una posizione chiara, che non è nelle volontà nostre